Una fragilità dell'intero territorio nazionale, ma anche un'insufficienza delle risorse via via stanziate negli anni e un enorme lavoro da parte degli enti locali. Questo è il quadro che arriva dal sindaco di Cartoceto e consigliere provinciale Enrico Rossi, che mette un focus sulle continue minacce da dissesto idrogeologico in tutta Italia, aggravate anche dai cambiamenti climatici. Per far fronte agli ingenti danni infrastrutturali provocati e poter procedere con azioni finalizzate al mantenimento del territorio, ma anche alla riqualificazione, al monitoraggio e alla prevenzione, per Rossi occorre un grande piano nazionale. Una riflessione che arriva in seguito all'ondata di maltempo che ha messo a dura prova l'Italia, ma anche la provincia di Pesaro Urbino. I danni causati dal dissesto idrogeologico e non da ultimo aggravati anche da tutti quelli che sono ormai gli improvvisi e violenti eventi meteorologici hanno di fatto per l'ennesima volta dimostrato tutta la fragilità dell'intero territorio nazionale. Negli anni sono state stanziate sicuramente risorse importanti a livello nazionale, non da ultimo l'intervento tempestivo che c'è stato sia del governo che della regione per far fronte agli eventi alluvionali che hanno colpito anche la nostra provincia, oltre che in parte anche il resto del territorio marchigiano, ma questi non sono sufficienti, non sono sufficienti nemmeno le risorse che dalla legge di bilancio dello Stato sono confluite all'interno del PNRR e quindi necessariamente occorre rivedere l'assegnazione delle risorse suddivise per diverse misure all'interno del PNRR. È volontà del governo ridiscutere questa assegnazione di risorse con la Commissione europea, serve un grande piano nazionale di ricostruzione, di prevenzione, di monitoraggio dell'intero territorio nazionale e di quelli che sono i principali rischi derivanti dal dissesto idrogeologico. La rivisitazione del PNRR è l'opportunità giusta da cogliere e che gli enti locali, tutti i comuni, devono assolutamente sostenere nei confronti del governo. C'è stata, sindaco, in questi anni, non solo in questi ultimi anni, appunto un'attenzione particolare da parte dell'amministrazione di Cartoceto proprio per impiegare poi bene queste risorse? Cartoceto da questo punto di vista, nonostante gli sforzi e quante risorse abbiamo intercettato per cercare di far fronte ai danni provocati appunto dal dissesto idrogeologico, eppure nonostante siano ormai in fase di completamento alcuni interventi, penso alla ricostruzione di Piazza Marconi per 341.000 euro, penso ai lavori che inizieranno di colmatura della voragine di via 4 novembre la prossima settimana per altri 69.000, penso soprattutto ai due cantieri di ricostruzione e restauro conservativo della cinta muraria sia di via delle Mura da un lato che di piazza Garibaldi dall'altro per 340.000 euro e il secondo per 810.000 che invece interesserà via Cavour, via del Santuario, gli ultimi due interventi che partiranno la prossima primavera. Eppure, ciò nonostante, restano ancora tanti altri interventi a cui far fronte, per i quali obiettivamente nel bilancio e nelle casse dell'ente locale non ci sono sufficienti risorse, e penso non soltanto alla cinta muraria del capoluogo che resta ancora da completare in parte, ma penso soprattutto anche a quelli che sono i danni e i rischi da dissesto geologico che caratterizzano il corso d'acqua minore Rio Secco, penso a diverse strade di campagna e di periferia che occorre mettere in sicurezza con estrema urgenza. Anche qui ci siamo mossi cercando di redigere degli studi di fattibilità. All'incirca l'ammontare totale di questi interventi oltrepassa sicuramente i 2 milioni di euro, ecco perché dico che gli enti locali da soli non ce la fanno e torno ancora a ribadire che per dare copertura e sostanza concreta a questo grande piano nazionale che occorre per tutti gli 8.000 comuni servono assolutamente più risorse all'interno del PNRR. I 2 miliardi e mezzo non sono assolutamente sufficienti.